Salve impavidi, impavidi, non vi fermate davanti a nulla, eh? Siete arrivati al quarto video, 80 minuti, e state seguendo sti video, testardaggine proprio, però vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che vi interessa, e questo a me fa piacere, che dire? Voglio soddisfare questa vostra testardaggine continuando a mostrarvi la bontà, per usare un termine dolce, di questo The Queen e, come dire, mettervi, a Napoli si dice un pappice, mettervi la pulce nella testolina, che probabilmente tutto quello che abbiamo fatto fino adesso come modalità di gioco, di approntarci alle scommesse, è stato probabilmente sbagliato. Abbiamo seguito fino adesso vari guru, abbiamo comprato da quel tale Enzo Boavita, come pare abbia un sito che vende da 10-15 anni dei metodini, dei metodi affidabili, non affidabili, insomma validi, non validi, ne abbiamo comprato qualcuno e sì, ci diverte, bellino, tutto, però sostanza non ce n'è, cioè un gruzzoletto non l'abbiamo guadagnato. E allora probabilmente sta pulce vi sta dicendo che forse questa è la volta buona, cioè che forse questo è il file che vi serviva, che questo è lo strumento adatto probabilmente per crearvi quella famosa entrata extra mensile di qualunque importo sia, 50, 100, 500, insomma ognuno di voi ha le sue esigenze, che cercavate da tempo. Ecco, questa probabilmente The Queen può essere la soluzione giusta, come pare che vi stia dimostrando, e che stia a quanto pare stimolando, perché se siete arrivati a sopportare 80 minuti di video probabilmente vi state rendendo conto che è quella giusta, che è quella che vi serve. Ok, abbiamo perso già 2 minuti a dire cavolate, andiamo avanti. Nel video precedente siamo arrivati a questa situazione, abbiamo giocato per 3 mesi, abbiamo visto nei 3 mesi, facciamo sempre il solito ricapitolino, andiamo a vedere. Allora, gennaio avevamo simulato 3 perdite, vabbè, tutto quello che ci siamo già detti nel video precedente. Abbiamo comunque chiuso in attivo con le varie opzioni di gioco nei weekend, con le quote un poco più altine rispetto a quella prevista. Abbiamo recuperato, vabbè. Nel secondo mese abbiamo comunque perso altre 3, in questo caso consecutive, non ci siamo abiliti. Siamo andati avanti con i vari weekend e quant'altro, insomma con le quote un poco maggiorate, un poco ribassate rispetto a quella che è la quota richiesta dal file. Vabbè, siamo andati avanti, ci siamo riusciti, abbiamo anche chiuso il mese di febbraio in attivo di più 3 euro circa rispetto a quella che era la cassa prevista, la chiusura prevista. E vabbè, e quindi felici e contenti ci siamo fatti il nostro prelievino e siamo andati avanti. Siamo passati a marzo. A marzo abbiamo fatto un altro prelievo rispetto alla cassa che avevamo ottenuto a febbraio, che era stata di 2,67,80, e quindi abbiamo prelevato 67,80 ancora. Vabbè, abbiamo aggiornato tutto, abbiamo giocato e alla fine però siamo andati sotto rispetto a quella che era la previsione di cassa mensile, di finale di cassa mensile. Siamo andati di 157 euro circa sotto, è una bella cifra rispetto agli importi che fino adesso abbiamo movimentato. Comunque vabbè, il mese di marzo è chiuso, comunque siamo in attivo tutto sommato. Abbiamo già vinto 270 euro, 87 ce li siamo già belli e presi, e li abbiamo già di nuovo in saccoccia, e quindi niente, insomma il grafico ha fatto il suo disegno, anche
la colonna di marzo ha conquistato il suo spazio come nei mesi precedenti, e andiamo avanti, andiamo al mese di aprile. Ecco qua, questo è aprile, primo giorno 1 del mese di aprile, giorno 31 del mese di marzo, la sera. Dobbiamo impostare il mese di aprile per partire con la progressione del mese. Vediamo un po' la situazione. Ok, siamo al quarto mese, aprile, abbiamo 30 scommesse, la tabella ci dà le 30 linee, le 30 righe, anziché le 28 o le 31, però a questo punto, secondo il piano programmato, avremmo dovuto avere una cassa disponibile per il gioco di 440,90 euro e avremmo dovuto raggiungere a fine mese 721,40 euro giocando a 1,05 con il 100% della cassa. Invece ne abbiamo 283,95 e in più vogliamo anche prenderci 33,95 euro, altri 33,95 euro, e ce li prendiamo e portiamo la cassa a 2,50. Dice vabbè, ma perché con questi 33,95 che andiamo a prelevare portiamo i nostri prelievi. Telefonata, aspettate un attimo, eccomi qua, scusate ma la telefonata. Ok, quindi ma non mi ricordo dove stavamo e che stavamo dicendo, ma comunque niente, che dovevamo fare comunque 721 euro con 280, con 440, però in effetti ne abbiamo 250 e dovremmo comunque raggiungere 7,21, e vabbè, ma come si fa a 1,05? Oppure che cosa, dove ci porta a giocare, cioè dove ci porta una cassa di 250 euro a quota 1,05 in queste 30 scommesse? E allora andiamo su questo utility che fino adesso abbiamo lasciato da parte e clicchiamo sul bottoncino simula, sulla flaghiamo la celletta simula, ecco qua, fatto così ci dice che arriveremo a quota 1,05, cioè tutte e 30 scommesse a quota 1,05 con la cassa di 2,50 e con il bankroll a 33%, 409,40, e quindi andiamo sotto comunque di 312 euro. E allora come faccio? Vediamo un poco, proviamo un poco a vedere, aumentando il bankroll, tanto sto inattivo, non è che mi interessa più di tanto rischiare, voglio rimanere comunque a quota 1,05 e prova ad aumentare il bankroll e vedere con quale bankroll dovrei giocare per allineare la cassa di aprile, finale di aprile, con quella che è il piano stabilito all'inizio, quindi arrivare a 7,21. E quindi con questo cursorino qua portiamo avanti il bankroll o indietro a seconda di dove starà e andiamo a vedere. Sale, ecco qua, 72%. Dovrei impostare il mio bankroll, quindi in questa celletta qui, usando una bankroll diversa, dovrei impostare 72%. Vedete? Il 72% cambia e tutta la progressione si imposta su bankroll a 72%. Ma questa può essere una soluzione, lascio a voi la decisione. Si può giocare a 72%, oppure possiamo trovare un'altra alternativa. Chiudiamo tutto questo, ormai abbiamo stabilito che cosa succede e quindi vediamo un po' quanti weekend abbiamo. Ecco che torna sempre utile il calendario. Abbiamo sabato e domenica 7-8, 14-15, quindi 4, escludendo la prima domenica che è quella di partenza, vediamo che abbiamo 4 weekend. E allora una buona norma, una buona regola che suggerisco a tutti voi, a tutti coloro che utilizzeranno questo file, è di riempire sempre
la tabella della progressione qui nella colonna esito con la lettera V. Me la portate fino alla 30ª riga. Ok, copiate la V. È come se aveste completato il mese con tutte e 30 vincite. Quindi avrete tutta la colonna delle puntate da fare già pronta, in modo tale da rendervi conto eventualmente nei mesi anche successivi quali saranno le puntate più alte che dovreste eventualmente spalmare su più bookmakers, per quel famoso discorso che dicevamo all'inizio nei video precedenti. Insomma, avete già tutta la situazione davanti, ma che vi permette anche eventualmente di programmare il mese in un modo diverso da quella che è l'impostazione, che comunque vi porterebbe a 409,40, come dicevamo prima, con una differenza negativa di 312, ma noi dobbiamo ottenere 7,21. Non vogliamo giocare con il bankroll aumentato al 72%, vediamo se c'è un'altra possibilità. Quindi, per possibilità, io prendo sempre in considerazione i weekend, dove possiamo andare oltre la quota 1,05 e rischiare qualche cosina in più. E quindi diciamo che il giorno 7 metto una quota di 1,20, prevedo una quota di 1,20, domenica prevedo una quota di 1,20, poi il giorno 14, quindi la 14ª riga, 1,20, e la domenica lo stesso 1,20. E poi vediamo 21 e 22, 1,20, 1,20, e poi abbiamo l'ultimo 28, 29, 1,20 e 1,20. Ma non ce la facciamo ancora. E allora che cosa devo fare? Proviamo un po' a vedere i due weekend centrali. Li aumentiamo ancora un più, ancora un poco di più. 1,40, 1,40. 1,30, 1,30, ecco qua, già siamo a 7,19 e diciamo che questo qua ce lo portiamo a 1,25, ecco qua. Ok, quindi non sballando chissà, cioè non arrivando a dover giocare quote a 3, a 4, a 5 come prodotto per poter recuperare, per poter allineare la cassa. I weekend che abbiamo visto quando capiteranno dal calendario, abbiamo simulato e programmato una sequenza di scommesse con delle quote maggiorate rispetto a quelle di base 1,05 del file che ci avrebbero portato a una chiusura, sì, in positivo di 400 lotti, però con una differenza sostanziale rispetto alla cassa prevista. Che tutto sommato, ripeto, la terza ipotesi potrebbe anche essere quella di dire sì, a me sta bene comunque chiudere a 4,40, non voglio fare nessun ritocco né di bankroll né di quote, vado avanti così e non c'è problema. Posso anche recuperare nei mesi successivi, mano a mano, questo gap di differenza, però c'è il discorso che poi questo gap aumenta mese dopo mese, perché mese dopo mese la previsione di cassa finale mensile avrà sempre come riferimento quella che era prevista. Per cui se voi ad aprile chiudete a 4,40, vi accontentate 4,40, il mese successivo avreste dovuto avere, che stavamo ad aprile, avreste dovuto avere una cassa di 1.199 che invece non avrete. E quindi vedete, 7,21, avreste dovuto avere 1199 e invece non li avete, e quindi il gap potrebbe aumentare. Quindi lasciamo stare così, a me sta bene questa progressione qua, rischio 1,20, rischio insomma 1,20 nei weekend, 1,40, insomma faccio così, va bene, non va bene, vediamo dove arriviamo. E quindi questa può essere una soluzione. Supposto che l'abbiamo fatta e supposto che è andato tutto bene così, questo mese è andato alla grande, non si è persa una scommessa, non si è perso niente. Ok, abbiamo visto l'utilizzo della utility qua in basso, nel frattempo abbiamo 120,90 euro già prelevati prima del
che cominciasse questa progressione, per cui in ogni caso abbiamo recuperato i nostri 100 euro iniziali, noi abbiamo già guadagnato 20 euro, vabbè, insomma, giusto per. E vabbè, tutta la situazione qui si è aggiornata, il grafico come vedete sempre ha fatto la sua linea, ha disegnato la sua linea e i vari spazi qua, le varie colonne hanno conquistato i loro spazi. Vabbè, quindi se me la passate per buona questa progressione dove abbiamo vinto tutto il mese, andiamo avanti. Altrimenti, se volete che dobbiamo prevedere qualcuna persa, e buttiamone qualcuna dentro, la più alta 1,40, se no dite vabbè dove a mettere la P sul, vabbè, mettiamo 1,40, vediamo che cosa è successo. Siamo arrivati a 4,31 e riportiamo 2,89 di perdita, figuratevi, insomma, con 4,31 e 120 siamo già a 5,50, con 4,50 di utile, insomma, che è inutile che ripeto le stesse cose, valutate voi. Però io mi prendo per buona questa progressione così, come simulazione e come esempio, e vado al mese di maggio. Mese di maggio avrei dovuto avere una cassa di 7,21, ce l'ho di 7,30, per cui, vabbè, qua veniva in un modo diverso prima, forse nella una simulazione mia che avevo fatto precedente, chiudo tutto questo, ok. Quindi qua ci metto 130 e 75 perché a me piacciono i conti pari. Quindi con 721 e 40 previsti io avrei dovuto ottenere 1199 di chiusura. Ne ho 730, vabbè, qualche cosina in più, però ne gioco, gioco la progressione con 600. E devo ottenere 1199. Ho giocato con questa progressione qui che vedete e alla fine sono arrivato a 1045, ho portato un disavanzo di 154,20 perché non ho voluto fare nulla durante la progressione. Addirittura qui, quando avrei dovuto giocare a 1,45, ho giocato a 1,05 e poi 2 a 1,60, perché il giorno 12 e il giorno 13, come vediamo, erano di sabato e domenica. Il 19, il sabato successivo, ho fatto una puntata di 1,50 e quindi poi il resto l'ho lasciato tutto a 1,05, però una l'ho persa durante il mese. E vabbè. E quindi sono andato di poco sotto. Mi può bastare, mi può andare bene, mi sta bene, non mi sta bene. Oppure all'inizio avrei potuto anche fare un qualcosa di differente. Togliamo tutto questo, togliamo la V, mettiamo la P, cioè togliamo la P e mettiamo la V. E quindi, come vi dicevo prima, all'inizio del mese ho inserito tutta la colonna delle V e vedo che comunque arrivo, oppure avrei potuto senza la colonna, lo rifaccio così se qualcuno prima ha perso il passaggio non l'ha capito. Cancelliamo la V, il primo maggio o il 30 aprile sera io potrei simulare, dovendo con 600 euro raggiungere 1199,20, avendo fatto il prelievo e quant'altro, insomma è inutile che ripetiamo, faccio simula senza mettere le V, mi trovo a 9,97, quindi con un disavanzo di 201, mi rifaccio di nuovo la mia simulazione con il bankroll e vedo a che bankroll posso giocare, va al 46%, mi sta bene il 46%, imposto 46%, non tocco nessuna quota, vado a 1,05 e vado avanti e gioco. Mi vanno bene tutte quante. Questo mese sono stato fortunato rispetto a quella di pochi minuti fa in cui c'era una perdita, le 1,45 giocata a 1,05. E quindi, come vedete, arriva a 1215 con un surplus di 16,10 rispetto a quello previsto, all'importo previsto. Quindi, insomma, voglio dire, all'inizio del mese potete fare tutte le simulazioni che volete prima di cominciare a giocare, però una volta impostato il percorso, quello poi dovete seguire, perché questo bancolo qui non lo potete più cambiare,
durante il mese, nel caso scegliate il bundle, ma potete cambiare la quota manuale, quindi giocare di più o giocare di meno. E nel caso pure che vogliate giocare di meno rispetto ai 3,47, in questo caso non volete giocare 3,47, ma avete giocato per esempio a 1,10, quindi mettete qui la quota che vi darà la vincita che effettivamente è stata ottenuta. Quindi inserendo il valore quota che vi restituisce l'importo vincita effettivamente ottenuto, oppure nel caso sia stato perso quello perso, e quindi con la quota manuale potete sempre allineare l'intera progressione. Ok? Quindi, però questa qua 46 non la potete più cambiare nel momento in cui l'avete impostata. Oppure non la impostiamo, ci tiriamo tutte le V. Vediamo che comunque dobbiamo in un certo qual modo dover recuperare, perché arriveremo a 9,97 e vogliamo comunque ottenere 1.199. Ci andiamo a guardare i nostri bei weekend, giorno 12, giorno 13, giorno 12. Probabilmente cercherò di fare una giocata a 1,20. Giorno 13, idem. Poi che abbiamo? Giorno 19, 1,20, 1,20. Poi abbiamo il giorno 26, 1,20, 1,20, 1.326, è troppo esagerato, non mi interessa. Togliamo questi qua, 1.200, non mi interessa. 1,10, 1,15, va, e mi sta bene così. Sì, no, voglio andare su, basta, 7,35, ok, mi sta bene così. Fermo restando che ovviamente tutte vengono vinte, ma nel caso in cui qualcuno dovesse risultare perdente, abbiamo già visto nei video precedenti come eventualmente recuperare. Per cui voglio dire, insomma, è inutile a questo punto andare avanti oltre per altri video e altre cose. Penso di voler fermare qui alla chiusura di questo file. È meglio guadagnare, è meglio aggiungere 4, 5, 10 minuti in più su questo video anziché farne un altro. Vabbè, comunque, che dirvi? Come avete visto, ci sono tutte le possibilità con bankroll, con la quota aumentata, con la quota di recupero maggiorata, con le simulazioni, insomma, c'è tutta la possibilità, ci sono tutte le possibilità di poter pianificare ogni mese, ogni inizio del mese, ma anche durante la progressione, perché supponiamo che, meglio farvelo vedere se questo qua, togliamo tutto SV e andiamo al reale. Diciamo che a questo punto qua noi stiamo giocando, fino adesso è andata tutto bene, ora abbiamo perso. Ok, ci dice recupera 1,45 e supponiamo che giochiamo a 1,45, a questo punto qua io che faccio? Mi tiro tutte le V e vedo che cosa devo fare e dove arriverò, 8,38, e quindi mi vado ad organizzare il gioco, le scommesse, le puntate, le quote, quello che è, nei weekend successivi, nelle giornate successive, perché ci sarà il turno infrasettimanale, ci saranno le coppe, ci sarà insomma quello che è qualcosa di che potremo sapere solo in quel preciso periodo. Per cui andrò ad impostare i giorni che restano in virtù degli eventi che ci saranno, aumentando eventualmente le quote, cercando di non portarle troppo alte, quindi 1,20, 1,30, 1,40, insomma, e restare in una misura sopportabile di quote, in un valore di quota sopportabile, e cercare di arrivare sempre a quella che è la previsione di cassa finale mensile imposta o impostata dal file in virtù dei valori iniziali che abbiamo messo all'inizio dell'anno. Che dire? Quindi credo di non dover dire null'altro su questo file. Quello che si pensa, il file ci dice che si raggiungerebbe con il 100% di cassa, con la quota 1,05, il bankroll a 33,
Vedete che lo si può ottenere anche con delle casse inferiori, con dei prelievi effettuati e con i vari sistemi di recupero che abbiamo visto mese per mese, si può ottenere, se non proprio questo, ma io credo anche a questo, qualcosa di molto vicino a questo importo. Qui il tabellone principale nei mesi che sono stati giocati si è aggiornato, riporta tutta la situazione che è stata fatta, le vinte, le perse, la cassa, il guadagno mensile, il grafico qui si è aggiornato, la tabella qui già la conosciamo. E andiamo avanti. Ora che cosa resta da dire? Che questo file potrete richiedermelo con il solito sistema via email a enzoaltavista@gmail.com. Il prezzo, scrivetemi. Fate le vostre deduzioni, le vostre valutazioni. Seppure non comprate il file, fateci un pensierino su questa modalità di gioco. E molti di voi probabilmente l'anno prossimo mi scriveranno per ringraziarmi, che finalmente avranno messo da parte un gruzzoletto, ho ottenuto un'entrata extra mensile grazie a quest'idea o a questa strategia. Io posso solo fornirvi lo strumento, che è The Queen. Il resto lo dovrete fare voi. Sto a disposizione, aspetto le vostre email. Che dirvi? Un abbraccio a tutti quanti. E visto che è il 20, il 23 di dicembre del 2017, vi faccio anche i miei migliori auguri di buon anno, perché Natale sarà passato, di buon anno, di un buon 2018 a tutti voi, con The Queen o senza The Queen. Siate felici, siate sereni e che tutto vi vada bene. Un abbraccio, amici, a presto con altre novità.